questa gente chissà. Andiamo. Cielo sereno, poco nuvoloso su Sanremo. Anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni. Sarà una settimana sempre soleggiata sulla città, però con un po' di vento. Farà freddo, copriamoci bene. Da venerdì comunque il vento tenderà ad attenuarsi. Poi lasciamo che l'aria esca completamente e svuotiamo. Sciogliamo un po' le spalle e sciogliendo le spalle diciamo i nostri... Bellissimo Antonio. Senti che già sei salito. Dopo una bella dormita. Oh ragazzi, la dormita, dormire fa di brutto, cioè ti cambia completamente. Ti cambia completamente, cioè basta pochissimo e va a regime. Subito. Bis. Colapesce di Martino a Sanremo. Una produzione Dopcast e LifeGate Radio. Terza puntata. Lorenzo dov'è? Lorenzo è in camera. È arrivato lungo. Io mi sono preso la benzo di azzerina. Quello che Steve Knox mi ha steso. Non ho dormito. Ieri è stato tranquillo. Non ci ho capito tanto di ieri, del festival di ieri. Poi oggi ho letto qualche articolo. Mi sono visto il video di Blanco che distrugge i fiori. Perché te qua te quello lì tu sei perso. Me l'avevo perso. Non ci ho capito tantissimo, delle canzoni, non lo so. Credimi, ero svegliato carichissimo, adesso John Lennon una palla. Ero carico, questo ci sarebbe stato una scappazza di palla. Allora, uno, due e tre. Uno, due e tre. Prego. Nessuno ancora, sei sicura? Ma è dovuto stare in scala. Ma non credo che sia la sua. Forse allora siamo qua dentro, ma stanno registrando in coma adesso, però. Stamattina purtroppo sono andato un po' lungo io, mi sono perso le prime due interviste che ha fatto solo Antonio, perché ho avuto una nottata un po' turbolenta, non sono riuscito a dormire. Buongiorno Sanremo, buongiorno Marcella Sullo. Bentrovato il Gio Mignola anche oggi, Beh, oggi è il giorno che sì, siamo svegli, sì. Siamo svegli, io forse stavo ancora sognando, ho sognato di uno che spaccava tutto a Sanremo. Andiamo a fare uno, due e tre interviste. Domanda. No, facciamo uno scherzo che si è perso, okay. Oppure c'aveva, che ne so, la lezione di Pilates. Di Pilates. Abbiamo con noi metà di Colapesce di Martino. Antonio Di Martino, benvenuto. Ciao, ciao, salve a tutti. Dov'è finito il tuo socio? A fare Pilates. Vedo che stai seguendo il tuo precetto, io lo ricordo. Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile. Sì, non possiamo stare sempre assieme. Tra l'altro abbiamo deciso di vivere entrambi nella stessa città, però a stesse fermate di distanza, ecco. Allora, stasera grande attesa per questa splash. Anche perché nasconde più di un livello di interpretazione. Sì, sì, a due livelli di lettura, dipende dall'ascoltatore, diciamo. Qua mi stanno tirando per la giacca per fare interviste. Comunque Sanremo è... Non me l'aspettavo Sanremo col pubblico così violento, diciamo. Cioè, dici che erano meglio i palloncini? Certe volte rendi anche i palloncini. Ragazzi, qua sono qua a partire. Davide Maggio, che ciao. Voi là, ciao. Bene, tu? Cioè, noi siamo fuori. Io sono in mappa dove c'è OBS. No, senti, non da domani pomeriggio. Però era qua fuori che se ne parlava, ho detto vieni dentro. Grazie, gli avete dato un pasto caldo e una coperta.
volete caffè? No, mano, quest'ora no, fuori. Niente, grazie. Guarda, però in caso di bisogno noi... Io lo so che viene anche prima e faccio i complimenti, la mia preferita. Davvero? Giuro. Mi hai mai sentito raccontare le balle? No, mi fido. E non lo dico a nessuno, però è la mia preferita. Dai, grazie. Diciamo, stasera in bocca al lupo. Va bene, noi vi lasciamo e proseguiamo il nostro giro. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ci vediamo, ciao. Grazie. Ciao. Ma c'è l'uscita di qua? Sì, è il passaggio segreto. No, infatti... Stiamo passando attraverso negozi di abbigliamento, ma proprio dentro proprio il negozio. È un negozio vuoto, non c'è nessuno, pieno di vestiti. Allora siamo usciti dal negozio e entriamo in un altro negozio. Entriamo in un altro negozio, però questa volta di prodotti per il bagno. Asciugamani. Qua entriamo nel reparto intimo. E qua usciamo. Salve. E tu, Sanremo è tutto un'uscita secondaria, diciamo. Secondo me sono uscite studiate negli anni, non so, da Claudio Villa. Questi hanno creato loro queste uscite secondarie. Gli abbiamo scroccato un caffè, no, Jody. Però no. ci ha detto che è il pezzo che ti è piaciuto di più. Adesso dobbiamo fare Kiss Kiss, sì. E siamo a Villa Ormond. Io non vedo l'ora che oggi finiamo di cantare. Non vedo l'ora, ma non per la tensione, proprio per far uscire questa canzone. Diciamo che Sanremo logisticamente non è messa benissimo, anche come collegamenti. Tutti gli addetti ai lavori vorrebbero spostare il Festival di Sanremo a Milano. Sarebbe un po' una svolta a livello logistico. Vai, torni a casa, meno bene. Mangiare la pasta asciutta e poi vai a cantare. Sì, perché tutti quelli che sono qua, penso il 70% vengono da Milano. Discografici, anche tante radio. Come si chiama questa villa? Villa Ormond. Non c'ho mai stato qua. Non sa dov'è, però non è la guigliana, ma mi sembra strano che vengono i vanni di qui. Perché? Dici che da qua non si entra? Si passa proprio. Eccomi. Allora, noi siamo praticamente entrati in villa, ma siamo col van e non stiamo capendo se possiamo passare o meno. Salire e mantenere sempre la sinistra. Ma nello sterrato? Sbagliato. Ci vedevano notizie sulla Turchia, i morti. Incredibile. Disastro, Ho fatto questa considerazione che alla fine Sanremo c'è dentro la storia, no? La storia è fatta anche di avvenimenti insignificanti e Sanremo tra tutti gli avvenimenti insignificanti è quello più significante di tutti. Okay. Questa bolla su cui tutti si concentrano. Ah, è incredibile, là no, c'ho 12.000 morti. Sì, riesce a oscurare. Allora, andiamo festival di successo, perché anche i record sono stati veramente dei numeri altissimi riguardo all'audience. Audience che secondo voi è stato portato anche grazie alla potenza della Ferrari, comunque sposta al matte. E a proposito, quanto c'è mese? Questa alla fine mi sa che lo so con Lorenzo. Sì, sta arrivando. Perché diciamo il pezzo della storia. Vorrei sottolineare un dato importante comunque, che questo Sanremo Zanzu ha fatto il 62% di share. Quest'anno in realtà, non so se lo sapete, sono un po' cambiati i metodi di calcolo dell'audience. Buongiorno. Perché l'audience è stato di 10.7 milioni, 5%. Cosa faccia? Data di merda. Cioè, silenzio per favore. Motore partito. Abbiamo una fase iniziale, tipo c'è la rischi, siamo qua oggi di mattino, noi la vediamo. Quando volete, ragazzi.
Allora, vediamo chi sarà io. 5. Prego. Cioè, tiri tu e devo muovere io. La canzone sotto le lenzuola. Il cielo è nella stanza. Kiss Kiss a tutti. Dal boomer e dal giovane. Ragazzi, voi siete pronti? Quando volete. Grazie Max e Max per la linea. Ciao a tutti, da Marco e da Raffa, ci troviamo a Sanremo. Ci sono venuti a trovare, io vi ho sempre definito uno il sosia ufficiale di Amedeo di Più Amedeo, l'altro invece il sosia ufficiale di Bradley Cooper in A Star Is Born. Potrei anche andare dopo queste sue. Allora, hai il tempo per correggere. No, aspetta, però non hai. Sì, lì c'è stato proprio, già ero, mi sono svegliato, mi ero svegliato male. E quindi sono incazzato. Perché poi, cioè, tu che fai radio, non puoi, se hai degli ospiti, esordire offendendo gli ospiti, cioè è sgradevole. La mattina è partita bene, eh? Bella mattina. Molto carica, mi sembra ci siano i presupposti per fare un ottimo live. Vabbè ragazzi, oggi è partita, però può solo migliorare, può solo migliorare sta giornata, no? Dai, si va col posto, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, aspetta, l'abbiamo scritta. Splash, questa sera al Festival di Sanremo, dopo le 2 su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip quando esce domani? Alle 2, stanotte. Stanotte, tutto alle 2. Insieme. È un po' di Brianino, dai, che secondo me è più solo. Brianino in purezza, metti. In purezza. Dobbiamo chiedere a Daniele se c'è la radio di avere sempre Brianino al sottofondo perché rilassa. Tipo Music for Films, così, così è bello lungo. Sotto, così. Ci ripuliamo le orecchie dalle canzoni di Sanremo. Ciao, la mia playlist. Questo è il mio disco preferito, uno dei miei dischi preferiti della vita. Sì, infatti, mo ci metti le scarpe, facciamo un look pieno. Baccalà. Baccalà. La vita è un baccalà, la vita è un baccalà. No, per me è questo. Mettete il canto un attimo. Yes. Per me è questo, è più elegante per la prima serata. Sì, per me. Ma guarda, tanta roba. Guardali. Il filo olive. Mi tirano i peli perché si incastra sempre. Dai, mettetevi accanto, foto. Grazie. Avete ascoltato Bis, con la Pesce di Martino a Sanremo, un audio documentario Dopcast e Lifegate Radio, scritto, diretto e prodotto da Marco Rip e Giacomo De Poli. Un ringraziamento speciale a Emiliano Colasanti e Matteo Zanobini. Musiche originali con la Pesce di Martino. Si ringraziano inoltre Mattia Villa, Sara Potente, Ornella Chiparo, Stefano Di Mario, Sony Music Italy e Dischi Numero 1.
All'interno delle puntate sono presenti i brevi estratti audio da programmi radio, TV e social Rai, Mediaset, Sky, RTL 102.5, Mondadori, Radio Kiss Kiss e Radio Italia. Bis è una produzione Dopcast e Lifegate Radio.